Buongiorno e ben ritrovati a Linea Diretta. Oggi con la CGIL riprendiamo gli appuntamenti per dare risposte concrete. Diamo subito il buongiorno e ben ritrovato a Paolino Barbiero, segretario della Spicci Pensionati della CGIL. Buongiorno, ben trovato. Conosciamo Ivana Francescotto della segreteria Spicci CGIL, ben trovata. Buongiorno. Al suo fianco c'è Maurizio Busso, che è responsabile dell'amministrazione, quindi della Spicci, sempre Pensionati CGIL a Treviso. Barbiero, allora abbiamo oggi tante cose, anche perché ci eravamo lasciati qualche settimana fa ancora incerti, no? Cosa strana tra l'altro in questo periodo, però facciamo anche un po' il punto: che cosa si devono aspettare i pensionati con questo nuovo anno, la rivalutazione sì o no, a che punto, quali novità ci sono. Poi non so se avete visto anche la questione d'attualità per la TASI, con grande preoccupazione oggi di sindaci e proprietari di casa, insomma, su che cosa bisogna pagare o meno, che cosa succede, quali sono le modifiche, anche se non c'è certezza, insomma. Quindi è un momento in cui riprendiamo il tentativo riuscito negli scorsi mesi di dare risposte concrete anche alle vostre domande, a quelli che possono essere i quesiti da casa. Quindi approfittatene, come sempre vi diciamo, telefonate, cominciate a prenotarvi allo 0422 427 907 perché è il numero per contattarci in diretta. Pensioni, cosa è cambiato? È il titolo che abbiamo scelto oggi. Che cosa è cambiato nelle ultime settimane? Beh, innanzitutto la legge di stabilità non ha raccolto tutte le proposte che noi come sindacato di pensionati avevamo avanzato. Mm. Quindi c'è un giudizio negativo da parte nostra, proprio perché non è stata data una risposta completa. Hanno fatto alcuni interventi parziali che vanno nella direzione da noi auspicata, però non siamo contenti, perché alla fine la legge di stabilità che è stata votata a ridosso dell'ultimo dell'anno ha distribuito in mille rivoli soldi per accontentare tutti, anche le lobby di alcuni poteri forti, e non ha invece dato una risposta a una platea consistente di pensionati che devono sbarcare lunario con 700 euro, 800 di pensione, e là abbiamo più del 50% dei pensionati. Poi c'è un'altra parte della platea, quei pensionati che hanno degli assegni che si aggirano attorno ai 1.300-1.400 netti, perché hanno avuto la fortuna di lavorare per 40 anni e quindi di versare i contributi, che per il 2012-2013 si sono viste le pensioni bloccate senza nessun aumento, e poi diremo anche le percentuali. Mentre con questa finanziaria c'è un leggero ritocco, ancora insufficiente. Se poi andiamo a guardare quelle migliaia di pensioni, tra virgolette, d'oro, cosiddette, di chi prende da 90.000 euro in su, anche l'intervento di solidarietà che è stato fatto con una tassazione aggiuntiva del 6%, del 12%, del 18% a seconda delle fasce di pensione elevate, è comunque parziale, perché interviene sulla parte eccedente. Diciamo che c'è un dato. Sì, non sul totale, ma solo sull'eccedente, le solo quote, sulle eccedenze e le quote sempre. Tra l'altro, non doveva essere di più nella proposta. No, era questo. Il punto è che doveva essere sull'intero ammontare, e invece è stato fatto solo sulla parte eccedente. Cioè, diciamo, se uno prende 93.000 euro all'anno di pensione, perché il riferimento era all'anno, è nei 3.000 in eccesso. Il contributo del 6% è sui 3.000, però sui primi, come si dice, 40.000 annui, comunque prende l'adeguamento come le altre, prende l'1,2. Quindi da una parte prende i soldi sul primo pezzo e alla fine dall'altra parte ha un contributo. Quindi la somma che viene chiesta in termini di solidarietà è molto più bassa rispetto a quanto hanno pagato quei pensionati che invece hanno avuto la pensione bloccata per 2 anni. Anche qui c'è un segno che dobbiamo rafforzare tutti insieme, perché poi bisogna stare attenti anche dove si indirizza la protesta, perché se non abbiamo la capacità di indirizzare la protesta c'è il rischio che chi fa la legge molto spesso bastoni la scarpa più grossa e tuteli se stesso. Dove dobbiamo indirizzare la protesta? Che su questa norma si prevede finalmente che la tassazione aggiuntiva, o il cosiddetto contributo di solidarietà, è chiesto non solo alle pensioni ma anche ai vitalizi. Perché ricordo che i parlamentari, i politici a livello anche locale, regionale o provinciale
non percepiscono una pensione se ce l'hanno, ma in aggiunta possono avere anche il vitalizio. Esatto. E quindi in questo caso la norma stabilisce che anche i vitalizi versino un contributo. E qui dobbiamo stare attenti, perché già nel passato la Corte Costituzionale è intervenuta per dire che non era corretto che questo avvenisse, hanno dovuto restituire i soldi. Allora, quello che noi non comprendiamo è perché sia corretto non dare l'aumento a centinaia e migliaia di pensionati che hanno versato 40 anni e oltre di contributi, mentre per chi si candida e viene eletto e ci governa, questo non è possibile farlo. Partendo dal presupposto che questi non è che stanno male. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di continuare a dire queste cose, e se serve ci metteremo anche a raccogliere firme perché ci sia davvero nel nuovo corso della politica, perché abbiamo visto che insomma anche nel quadro politico è cambiato molto con la fine di quest'anno. I partiti hanno cambiato le loro direzioni, alcuni partiti si sono rotti, se ne sono formati di nuovi. Speriamo che il nuovo che avanza insomma non sia la fotocopia del vecchio che se ne va. Beh, insomma, c'è il Jobs Act, sì, detto. Anche adesso qui dobbiamo capire, però dopo ci arriviamo, che ci spiega che cosa ha capito, anche perché per ora è solo annunciato via internet tramite... Poi possiamo dare tre cifre delle... È quello che volevo discutere con i suoi colleghi, anche perché diciamo Renzi, che ieri ha ricordato questo famoso Jobs Act, cominciamo a scoprire qualcosa. Contratto unico per quanto riguarda poi il lavoro, lui vuole ridurre il numero dei contratti, quindi anche questo è un dato che può essere interessante. Lo snellimento del codice del lavoro, l'assegno universale per chi perde lavoro, certo, poi bisogna discutere delle coperture, insomma, ed è poi tutto il dibattito che si sta accendendo oggi, lo vedrete anche nei telegiornali nella giornata di oggi. Però a Ivana Francescotto e a Maurizio Busso volevo chiedere di commentare quella grafica che ha più o meno accennato Paolino Barbiero adesso. Forse riusciamo a vederla. Cominciamo dalla prima, che è quella il contratto di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati, credo, se non ricordo male, proprio questa. Ecco, se guardiamo 500, quella tabella, eccola qui, che la vediamo già in provincia di Treviso. Cosa ci descrive questa tabella? Questa tabella scrive che da 0 a 499 euro ci sono 20.000 pensioni erogate dall'INPS. Queste pensioni hanno avuto da inizio anno un aumento dell'1,2, cioè chi sta a 499 avrà 5,98 euro. È chiaro che se scende un po', va a 3,50, ha un po' meno, perché è proporzionato. Lo stesso vale per tutte le altre fasce. Chi sta, consideriamo che 499 è una volta il minimo. Quindi il meccanismo funziona così: una volta il minimo, due volte il minimo, tre volte il minimo. Aspetta, anche Barbiero, se qui abbiamo così fatto fasce intermedie. Diamo priorità, dopo torniamo a questa tabella così. Però qui c'è una cosa interessante da spiegare. Vedete che la tabella è divisa in due. Abbiamo già una telefonata, poi la vorrei sentire. La tabella è divisa in due: la parte bianca e la parte marrone. La parte bianca sono quelle pensioni che anche nel 2012 e 2013 hanno avuto la rivalutazione. E precisamente il 2,7% nel 2012 e il 3% nel 2013 e l'1,2% adesso. Quindi quelle pensioni hanno perso parzialmente sul potere d'acquisto, perché comunque sono stati fatti degli adeguamenti. Quelle che stanno invece sotto sul marrone sono 67.000, per due anni hanno perso mediamente 100 euro al mese, dalle 100 alle 140, per tutta la vita. Vuol dire che quella struttura di famiglia che aveva una pensione e che hanno pensioni di quella natura, sostanzialmente hanno un introito inferiore per tutta la vita che li resta, quasi equivalente a una mensilità. Nel frattempo non c'è stato l'adeguamento, ma i prezzi e le tariffe sono aumentate. Adesso siamo riusciti a muoverla, però insomma stiamo parlando di piccole cifre, e per questo noi siamo molto arrabbiati, è per questo che dobbiamo continuare tutti insieme a protestare. Cioè, quei soldi sono persi per sempre, la fascia marrone e quella bassa che dicevamo nella grafica. Però dice, che sono questi che abbiamo spiegato. E dopo torniamo nel dettaglio. Diamo la priorità alle telefonate, ai dubbi insomma di chi vi segue da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi spiace che sia arrabbiato con il vostro rappresentante della CGIL, io sono più arrabbiata quasi di lui, si figuri. Sono una signora, una vecchia signora che del 37 ha avuto il coraggio, dopo aver maturato i suoi 15 anni, che a quell'epoca della mia annata erano sufficienti per avere una minima pensioncina, mi sono rimessa in campo a 45 anni facendo un lavoro quasi di agente, ma era tra l'altro a beneficio di partner che avevano l'utile in grande stile. Mi sono trovata al mio pensionamento a percepire 440 euro, come lei ben sa,
pur avendo pagato quasi 100 milioni di vecchie lire di contribuzione, poiché ho maturato del fatturato in quei 20 anni dell'ultimo lavoro di agente, grossi naturalmente utili, e prendo soltanto una piccola aggiunta di 200 euro da parte delle Nasarco, naturalmente, che mi sono dovuti, però io posso riavere i miei quasi 100 milioni di sonanti lire che ho versato, perché l'INPS, almeno che non viva 120 anni, sarà difficile che me li possa ripagare. Cosa dice lei? Quanti anni ha lei, signora? Io ne ho 77. Beh, credo che sia opportuno fare un ricalcolo della propria pensione, perché siccome ha una forma mista, se non ho capito male... Certo, certo. Ecco, vengo liquidata. In questi casi io non posso dare una risposta precisa, perché non avendo la documentazione sotto mano rischierei di farle promesse che non sono, diciamo, poi mantenibili. Io mi sono arrabattata anche da voi, anche all'INPS, per far sapere questa mia posizione, e nessuno ha saputo darmi una spiegazione. Io so soltanto che i genitori di extracomunitari che ho avuto modo di conoscere, che non ha mai lavorato per l'Italia, venuti qua da Montenegro, da chissà dove, percepiscono 550 euro al mese. Spieghi lei con quale Ci sono anche molti italiani che non hanno versato contributi e che prendono la pensione minima, quindi non è che dobbiamo fare... Come la mia, cioè, è una norma stabilita. Come la mia, Ripeto, sulla sua, l'unica cosa è provare a fare una verifica. Se è venuta da noi, ritorni di nuovo, gliela facciamo volentieri e vediamo. Bravo, perché grazie, l'unica perché cosa che possiamo fare è quella. Grazie signora, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa pensa, anche ascoltando questo primo... Sì, è difficile dare un giudizio. Intanto complimenti alla signora per l'età che ha. No? Perché, la carica a 77 anni. Con una carica del genere, perché non è facile a 77 anni avere una carica e una mente lucida come ha dimostrato di avere la signora. Cioè, è difficile dare dei giudizi senza le carte in mano. Abbiamo capito qual è il problema. Paolino giustamente ha detto... Noi abbiamo degli uffici altamente specializzati come il patronato Inca, no, e siamo in grado di effettuare tutti i calcoli puntualmente. Deve venire nei nostri uffici, al limite venga prima da noi, che abbiamo il nostro Renzo Zanatta, che tra l'altro è quello che si occupa di pensioni, vediamo la cosa con lui, facciamo un attento esame. E se ci sono dei soldi da recuperare, li recuperiamo, come abbiamo recuperato facendo il controllo delle pensioni in questi anni, che abbiamo recuperato più di 2 miliardi di vecchie lire per 10.000 pensionati. Allora, vediamo se c'è l'altra grafica pronta, vediamo la seconda, credo che entri più nel dettaglio, giusto Barbiero? Poi chiediamo anche a Ivana Francescotto di spiegarci un po' meglio. Eccola qua, intanto c'è la percentuale di perequazione, ecco, la seconda del 3%, queste, quindi che vuol dire qui? Queste 67.000 persone che... Avevamo detto stare nella fascia più bassa, no? Quelle che abbiamo visto prima hanno sempre avuto la rivalutazione in questi anni. Queste invece fasce di reddito che vedete nella prima colonna, e nella seconda invece ci sono il numero delle pensioni che l'INPS paga su queste fasce di reddito, nel 2013 avrebbero dovuto percepire il 3% di aumento. Invece il governo Monti ha bloccato la rivalutazione, chiaramente per fare cassa. Se poi a quel 3% ci aggiungiamo anche il 2,7% che non hanno preso nel 2012, si va, se si fa scorrere la colonna, dall'altra parte, dove si vede, calcolando una pensione media, quanto queste persone non percepiranno più nella loro pensione finché hanno la fortuna di vivere. E andiamo da una media di 48 euro al mese a 89. Cioè, che vuol dire? Hanno perso ogni mese da 48 euro fino a 89, esatto. Chiaramente. Se lo mettiamo su base annua, sostanzialmente sono... dai 631 euro sempre lordi, stiamo parlando perché avrebbero subito la tassazione, ai 1150, questo in un solo anno, con il 3% di mancata perequazione. Se ci aggiungiamo il 2,7 è chiaro che queste cifre quasi si raddoppiano. Se poi guardiamo complessivamente la sola provincia di Treviso, lo Stato, perché guardate che sembra che sia l'INPS che risparmia i soldi, non è l'INPS che risparmia i soldi, è lo Stato, perché una parte di pensione viene integrata anche da soldi dati dalla tassazione generale, perché quelle pensioni che non hanno versato contributi, le cosiddette pensioni
per invalidità, le pensioni dei superstiti, cioè le pensioni di chi non ha versato contributi cosiddette minime, sono tutte a carico della fiscalità generale, quindi è lo Stato che deve trovare i soldi. Siccome non ce ne sono, perché in questi anni hanno sprecato, hanno rubato, ne hanno fatto di tutti i colori, cosa succede? Che sostanzialmente solo per la provincia di Treviso questi 67.000 pensioni hanno contribuito al risanamento dello Stato per 50 milioni di euro nel 2012 e 55 milioni di euro nel 2013. È per questo che la gente giustamente si arrabbia quando vede che chi è chiamato a governare il paese pensa a se stesso e non pensa a queste migliaia di persone. Cioè, e noi, scusate, non possiamo fare altro che esternare questa rabbia e invitare i pensionati e le pensionate a partecipare, per esempio, anche al nostro congresso che comincia la settimana prossima. Noi abbiamo inviato le lettere a casa a 43.000 iscritti e vorremmo che venissero, insomma, nelle assemblee anche a dirci parole, perché poi appunto è attraverso la discussione che si alimenta, che si alimenta, partecipazione concreta. Aspetti Barbiro, perché abbiamo un'altra telefonata, però prima chiedo a Francesco Ceron se possiamo rivedere l'ultima grafica, perché è molto chiaro in basso a destra quello che è il contributo che è stato nel 2013, giusto, dicevamo, quei 55.811.000 euro, insomma. Questi sono 55 milioni di euro che sono andati in meno, giusto? Nelle tasche di 67.000 pensionati. Bene. E quindi nelle loro famiglie, e quindi mancata spesa, e quindi è mancato consumo, e quindi crisi che si allarga invece di ridursi. Cioè, e poi sentiamo la telefonata, Ivana Francescotto, questo significa soldi in meno poi anche per l'economia, perché poi riducendoci al discorso del dibattito che resta sempre di attualità, la questione del dibattito che si vanno a prendere i soldi sempre i soliti, i pensionati in primis, purtroppo è vero quando si vedono i dati, i numeri e cifre, insomma, no? Perché se poi purtroppo quelle sono le tabelle. Io dovrei anche dire una cosa, per esempio con il governo Monti anche la prima fascia era stata toccata, quindi non era stata prevista la rivalutazione neanche per la prima fascia, quindi quella è stata il frutto anche di una nostra battaglia, perché almeno le minime non ci siamo riusciti con l'altra. Noi, io devo ricordare che negli anni scorsi abbiamo fatto decine e decine di manifestazioni proprio per salvaguardare almeno le persone, le pensioni, le meno importanti, insomma. Ma la rabbia che monta dopo è logico che viene quando ci troviamo con con pensioni d'oro che non vengono toccate, questi stipendi. Eccolo qua il nodo, certo. Allora, è chiaro che noi, il nostro appello, quello che ha fatto Barbiero adesso, è chiedere alla gente di venire agli incontri nostri, alle nostre manifestazioni per manifestare il loro disagio, la loro rabbia, perché il silenzio, la rassegnazione non porta assolutamente a cambiamenti. Per cui, ecco, se noi adesso abbiamo i congressi, è un'occasione d'oro per tutti quanti di partecipare, anche per i non iscritti, non è che noi invitiamo anche i non iscritti a partecipare proprio per dire la loro, per manifestare la loro rabbia, ma soprattutto per non cadere in quella rassegnazione che ha permesso in questi anni di fare tutto quello che sta succedendo. Di agire senza che poi ci fosse, no, grande risposta o preoccupazione dal paese, senza portare questa rabbia. Vi chiedo scusa per chi è al telefono, perché è un po' che attende, se non erro. Vediamo se c'è ancora. Pronto, con chi parliamo, da dove? Sì, chiamo da Silea, sono Loredana. Prego, Loredana. Io volevo un'informazione, se mi volete spiegare voi. La differenza di una, sono del 52, la differenza di una che ha lavorato 20 anni a una che ne ha lavorati 15, la differenza, perché lei tira già la pensione e io devo aspettare. Allora, bisogna capire, credo, il lavoro svolto intanto, no, possiamo chiedere alla professione. Bisogna vedere l'età anagrafica. L'età. Tutti e due del 52, io sarei più anziana di 9 mesi. Quindi tutte e due del 52. Dipende se avete cominciato a lavorare tutti e due alla stessa età. Perché allora, il meccanismo è questo, fino a un certo punto, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, che una quindicina di anni fa per le donne era 55 anni, bastava maturare 15 anni di contributi. Poi, certo, io ho smesso nell'86. Poi nel tempo i 15 anni minimi di contributi sono stati portati a 20 e la pensione di vecchiaia per le donne ormai sta salendo a 67 anni. Ora, dentro a questi quattro numeri ci sono tutta una serie di passaggi legislativi che bisogna guardare persona per persona a seconda di come poi
è cascato il confine. Cioè, per esempio, basta anche solo una settimana di differenza di contributi versati e una può stare nella vecchia regola e l'altra persona andare nella nuova. Quindi potrebbe essere questo il nodo. Potrebbe essere dice, questo. Siamo della stessa età, andiamo a lavorare nello stesso quasi lasso di tempo. Ma se io abbiamo smesso nell'86, è solo che io avevo i 20 anni, questa signora invece ne ha lavorato 6 in fabbrica, i 9 li ha pagati per i 15 anni. C'è una differenza perché una si paga i contributi oppure... Busso. No, la questione è che la signora che ha maturato i 15 anni, quando non ha smesso di lavorare, ha fatto la domanda del pagamento volontario. In quel momento lì lei ha bloccato la normativa che esisteva in quel momento. La normativa era quella dei 15 anni, quindi lei ha potuto andare con i 15 anni. Chi ha continuato a lavorare e quindi è arrivato poi fino a 20 anni è caduto nella normativa seguente che presumeva... Che era quella del 93. Che prevedeva di andare con i 20 anni. Questa è la differenza. E questa è la differenza, dice... Signora Loredana, va bene così? Abbiamo... La ringrazio. Abbiamo faccio, capito... Per esempio, faccio un esempio. Se lei avesse smesso di lavorare, che ne so, un mese, no? E in quel mese là avesse fatto la domanda di contribuzione volontaria, anche se poi non avesse versato nessun contributo, e poi avesse ripreso il lavoro, sarebbe comunque rimasta la domanda e avrebbe bloccato il meccanismo. Quindi dopo 15 anni avrebbe potuto andare anche col lei. Col sistema. Grazie Loredana, buona Grazie giornata. Grazie mille, arrivederci. Speriamo, insomma, come sempre, di darvi comunque le risposte Comunque lei concrete. Prende più soldi dell'altra, eh. Lei prende più soldi? Certo, ha lavorato 20 anni, quindi... Ne però prende di sembrava più. Invece dicesse il contrario la no, no, stessa, ne no? Prende di più soldi prende comunque 0422 427 907 approfittatene dunque ancora per alcuni minuti, siamo in diretta. C'è un'altra cosa che però è il nodo secondo me, Barbiero, siccome siete arrivati anche voi poi ad accennare che bisogna agire poi sulle pensioni d'oro o d'argento come si definiscono anche in queste ore. Ma se per la legge dei grandi numeri, delle cifre, abbiamo visto che 55 milioni di euro è il costo pagato dai pensionati di Treviso per aiutare l'economia, mettiamola così, è vero cioè, che alla fine andando ad agire su queste minori pensioni alte si trova il modo per evitare tagli? No. Quindi non basta. No, perché se rimandi la tabella, che così andiamo meglio anche a far comprendere. È per una questione di equità. Tutta quella completa. Certo, una questione di equità, siamo cioè, d'accordo se tutti. Se prendiamo tutta la tabella completa, e quindi arriviamo come si dice, a pensioni lorde fino a 2.900 euro, là ci sta il 97% dei pensionati. Quale prendiamo? Questa? Questa qua. La prima tabella che abbiamo visto in onda. Se prendiamo quella tabella... là ci stanno i 90, ci sta il 97% dei pensionati. Esatto. Quindi è chiaro che se io vado a tassare l'altro... Cioè quelli quelli che prendono poi allora, fino a 3.000 allora, lordi, lo vediamo. Allora, nelle prime fasce, quella bianca, ci sta il 75% dei pensionati. Quelli che prendono, quindi, fino diciamo, a 1.400, fino a 1.400. Ci sta il 75% perfetto. Delle pensioni pagate. Poi, nell'altra fascia che va fino a 2.950 ci stanno, come vedete, un altro 20%. Se andiamo quelle sopra i 2.000 ci sta 9.000 pensioni, ma di quelle 9.000 pensioni che vanno sopra i 90.000 e che quindi annui che sono quelli che hanno i prelievi, ce ne saranno sì e no un migliaio. Il punto vero è anche le dimezzassimo, faremo solo un'operazione di equità, ma non un'operazione che ci aiuta al risanamento, ma è un'equità che va fatta, perché, perché non è possibile che chi sta al governo abbia vitalizi d'oro e chieda al popolo di rinunciare a quei pochi soldi che gli consentono di vivere serenamente. Però rischia di essere poi, lo sa anche lei, un'operazione ideologica, ma è politica più che altro, e quindi poi scatena il problema. Aspetti che abbiamo ancora una marea di telefonate. Hai fatto bene a fare questa domanda, perché tutti concentrano su questi, quasi pensando che fossero l'uovo d'oro per risolvere i problemi. Non è l'uovo d'oro per risolvere i problemi, è, come si dice, il rispetto per tutti gli altri per risolvere i problemi. Sì, perché anche voi poi nello stesso manifesto che avete, certo, avete messo in grande la parola equità, insomma, poi ci torniamo alla questione del congresso. Diamo priorità alle telefonate. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Adriana da Padova. Prego, Adriana. E anch'io sono una pensionata, molto molto preoccupata. Forse sono un po' fuori tema, ma io mi riferisco al nuovo regolamento sull'ISEE. Io sono sola e ho un figlio pluriminorato. E adesso con questo nuovo regolamento ho molto timore, infatti nel grande discorso di muovere fuori che potranno avere le detrazioni soltanto chi ha un reddito medio-basso. Io ho una pensione lorda di 19.000 euro e andrà a finire che con il regolamento del nuovo ISEE dovrò calcolare anche le provvidenze economiche di mio figlio, perché quelle verranno considerate reddito. Ah, sì. E di questo nessuno ne parla. È una cosa che passa sotto banco e io credo che dovrebbe essere data giusta rilevanza a questa nuova schifezza che hanno fatto nei confronti degli invalidi e delle loro famiglie. Aspetti, signora Adriana, c'è un busso così. Ma io credo che la signora abbia posto uno dei problemi che abbiamo già sollevato noi come organizzazioni sindacali, no, che la cosa passa sotto silenzio. L'abbiamo evidenziata benissimo, però da parte del governo non abbiamo trovato delle grandi risposte come noi abbiamo trovate su tutto il resto che riguarda la rivalutazione delle pensioni o sulla tassazione e via dicendo. La signora ha perfettamente ragione, tassare quello che viene dato a una persona perché è invalida o handicappata e comunque è all'interno della legge 104 la ritenevamo una cosa ingiusta, iniqua, no, purtroppo però è dentro. L'alternativa è che nel vecchio ISEE, come anche nel nuovo ISEE, chi ha una persona che è soggetta alla legge 104, questo è un criterio per abbassare quello che è il reddito all'interno dell'ISEE, quindi in qualche modo viene compensato da questo. Conviene però sempre, comunque, andare al CAF, farsi fare tutti quanti i conti per il nuovo ISEE e quindi poi da quello vedere qual è il risultato. Grazie Busso. Barbiero, che poi stiamo già preparando un'altra telefonata. Grazie signora Adriana, buongiorno. Aggiungo per la signora Adriana che poi il valore ISEE, al di là del calcolo, lo definiscono i comuni. E siccome noi con i comuni facciamo la cosiddetta contrattazione sociale, che è uno dei punti, è chiaro che raccogliere questi problemi per noi diventa importante per capire dove mettere l'asticella per quelle tipologie di situazioni dove la legge generale, avendola fatta per evitare che ci siano le furbizie, magari ha incastrato anche situazioni di questa natura che non c'entrano niente con furbizie, ma sono solo problemi gravi per la famiglia. Ed anche per la contrattazione con la Scott Trade, con i trasporti e con i rifiuti che stiamo facendo. Sì, certo, perché poi è tutta una rete di rapporti e agevolazioni sulle quali voi dovete cercare di agire e portare a casa qualcosa insomma di aiuto. Però la storia che ci ha raccontato la signora Adriana, che avevate anche già evidenziato appunto, è davvero un problema non indifferente. Allora, sentiamo chi c'è ancora al telefono, pronto? Sì, buongiorno, sono Daniela da Verona. Prego Daniela. E volevo un'informazione. Io ho fatto il controllo, il conteggio per il progetto Donna, per andare in pensione con i 57 di età e i 35 di contributi. E rientro nella categoria, entro nel 2015. Devo fare 18 mesi di finestra, anche se ho lavorato sempre da dipendente e 3 anni in proprio. Anziché 12 mesi devo farne 18. Sì. Questi 18 mesi di finestra, io sono obbligata a lavorarli o li posso stare a casa 6 mesi prima o puoi scattarli magari, forse questa è la domanda. Lei può stare, senza pensione, lei può stare a casa. Aspetti che arriva la risposta, aspetti signora Daniela, prego. Allora, presumo che lei per fare questo conteggio si sia recata in un patronato, non so, all'Inca. Sì, sì. O da qualche altra parte, quindi dovrebbero già averle dato questa risposta, perché una volta deciso di passare al regime contributivo anziché al regime reddituale, e quindi lei avrà anche una decurtazione della pensione, no? Gli ha fatto i conti, poi lei, ognuno decide se la cosa gli conviene oppure no.
bisogna, ed è stato stabilito che lei ha una finestra a 18 mesi, lei il meccanismo, il diritto l'ha già accumulato. Sì, quindi penso che gliel'avranno detto, adesso non serve che lavori in più, però la miglior cosa è che ritorni al patronato e che si faccia spiegare, anzi si faccia scrivere dettagliatamente tutte quante queste cose, così lei può poi aspettare tranquillamente quella che sarà la sua data in cui le verrà consegnata la pensione, perché poi dovrà casomai ritornare 3-4 mesi prima e fare anche la domanda per la pensione. È chiaro che se non lavora non ha reddito finché non arriva in pensione. Sì, lei può scegliere di stare a casa. Maggio, sì. Esatto, il 4 maggio arrivo ai miei 35. Sì. Quindi è una scelta, diciamo, aspetterà, di base, aspetterà da casalinga che le arrivi la pensione. Ecco. No, ecco, volevo sapere almeno 6 mesi prima. Se tra l'altro sono 6 mesi in più perché è a regime misto, signora lei, perché se avesse tutto lavoro dipendente avrebbe una finestra solo di 12 mesi, di mentre 12. Il regime misto prevede che valga la finestra per la parte autonoma. Di autonomo, anche se è minoritaria. La legge infatti è solo 3 anni, diceva. Bene, signora Daniela, speriamo di aver risposto. Grazie, buona giornata. Allora, intanto prepariamo un'altra telefonata. E altra cosa invece che vorrei che citassimo, prima di chiudere, rapidamente aspettando un'altra telefonata, le agevolazioni, perché poi avete detto bisogna agire comune per comune, insomma, per capire anche che cosa si può fare venendo incontro ai pensionati, che cosa c'è che possiamo ricordare ai tanti? Noi ci siamo posti un problema che, partendo da dove Paolino ha iniziato, no? E cioè dalla questione della rivalutazione delle pensioni, e sapendo che in questi anni la rivalutazione delle pensioni è stata non completa, diciamo, ma già il meccanismo che è in atto e che noi abbiamo chiesto ormai da anni di cambiare porta a una diminuzione del potere d'acquisto delle pensioni, perché quello che ci danno è lordo, no? Ma da lì bisogna togliere le tasse, quindi già lì c'è una... Noi ci siamo posti il problema di effettuare delle convenzioni, esistono già da tempo delle convenzioni nazionali, per esempio una importantissima che vede le persone venire giornalmente da noi a chiederci il modulo è quella per gli anziani che hanno superato i 60 anni e che utilizzano il treno. Mm-hmm. E quindi la scontistica con la carta d'argento di Trenitalia. Ma insomma, no? I sessantenni sono già anziani, cioè, insomma, ormai non si allunga, no? No, perché se i sessantenni sono già anziani, insomma, poi si arrabbiano. Vabbè, ma se noi diciamo anziani, non hanno neanche la scontistica, no? Quindi è meglio che si chiamino anziani. Questa e è una. Che continui a girare in treno. Ma poi ricordiamo le altre, vediamo chi c'è a casa. Pronto? Pronto, vediamo chi parla e da dove. Sì, pronto? Buongiorno, prego. Pronto, buongiorno, sono signora Gaetana, chiamo da Padova. Prego. Io faccio parte dei salvaguardati, ho fatto la richiesta per la lista dei salvaguardati a Padova. Volevo capire se le liste sono già state fatte, se c'è la possibilità di andare in pensione, perché non ho delle risposte ben chiare, perché prima mi dicono a gennaio, poi mi hanno detto ad aprile. Di che settore, signora? Dove lavorava prima? Lavoravo in commercio, ero dipendente, ho pagato anche le volontarie per un periodo che sono stata a casa. Ma è complicatissimo dare una risposta chiara, perché poi sulla questione degli esodati ci sono stati 3 interventi negli ultimi 2 anni dei governi che si sono succeduti e praticamente a ogni intervento ampliavano la platea delle possibili persone che potevano andare in pensione con i vecchi criteri, nel frattempo non c'erano i soldi, tanto è vero che proprio in queste settimane abbiamo denunciato che 70.000 persone in Italia che erano state inquadrate come esodati non stanno percependo la pensione, quindi io credo che la cosa migliore come sempre è quella di andare da un patronato, per quanto ci riguarda noi la invitiamo ad andare in CGIL a Padova e rifare la verifica, perché qui le norme cambiano sempre, anche l'ultima legge di stabilità ha fatto degli interventi su questi temi e la stiamo studiando proprio in questi giorni. E il ministro Franceschini ieri, signora, ha detto che il salvataggio per il 2014 è previsto anche per altri 17.000 soggetti oltre ai 6.000 indicati in una prima battuta, dopodiché se poi tra quelli invece segnalati non diciamo che è un terno all'otto come tutte le cose che il governo ha fatto in questi ultimi anni, insomma, non si può governare un paese e dare risposte che tengano la coesione sociale giocando al terno all'otto. Poi ho visto che ci sono anche molte donne, quasi tutte donne che telefonano. Sì, vorrei che la Ivana
No, pensavo si prendesse i meriti, no? Perché, ah, ok. Allora, grazie signora, buongiorno. Adesso sentiamo ancora Busso della signora Ivana proprio sulle agevolazioni. Quindi, oltre i 60 anni per i quanto treni. Riguarda, per quanto riguarda i treni, cioè, come convenzione nazionale che è stata fatta dalla CGIL nazionale, poi abbiamo una serie di convenzioni regionali che vanno dai dentisti come la Social Dent, prestiti per l'Agos Ducato, l'Unipol, assicurazioni, su cui siamo andati in giro per tutta la provincia a presentarle anche con ai nostri iscritti, Veneto Banca, la Switch on Travel e l'Amplifon. E poi abbiamo deciso, abbiamo cominciato all'inizio del 2013, questa cartina qua, se potete mandarla, è molto interessante, e abbiamo trovato con una quindicina di imprese e di ditte, siamo riusciti a fare delle convenzioni che vanno da quella sociale con la Coop Castelmonte, ma l'Ottica Tremonti, a carrozzerie, a agevolazioni particolari, pneumatici, cioè, dentisti ancora, no, autofficine e via dicendo, tutta una serie di convenzioni che noi abbiamo intitolato, no, con lo SPI, dove risparmiare e come. Perché? Perché per difendere il potere d'acquisto... Lo trovano nel sito, tra l'altro, dello SPI. Sì, tra l'altro, basta andare su www.spicgltreviso.org, no, e lì dentro si clicca su convenzioni, ci si può leggere tutto quanto. Oltretutto c'è il nostro numero di telefono della sede, meglio telefonare al mattino se è più sicuri di trovare qualcuno, e si può chiedere informazioni e noi li indirizziamo. La cosa fondamentale è avere in tasca la tessera di iscritto allo SPI CGIL, perché altrimenti questi sconti, certo, non ci sono. Ivana, sentiamo un'altra telefonata insieme e poi un'altra domanda anche per lei. Vediamo chi parla, da dove, pronto? Sì, pronto, dal Minagino da Castelfranco Veneto. Prego. Ecco, volevo sapere una cosa, siccome che mi adesso stanno, faccio 60 anni di anni e 40 anni di lavoro, cioè è cambiato qualcosa, perché mi fa un lavoro che lo supera malore, cioè ho la schiena e gambe ormai che non è che faccio più, deve cambiare qualcosa o no, bisogna andare avanti ancora? Cambiato qualcosa, Ivana? No, no, con 70 anni può andare in pensione, già da tre, cioè... No, fino... 60 anni, 6 anni. Ah, 60 anni. Ah, io avevo capito, avevo 70. Capito 70. Ah, 70. Quindi 60 anni... Allora, se ha 60 anni e 40 anni di contributi, ha ancora 2 anni da lavorare e qualche mese. Bisogna fare i conti, però siamo là. Però non e quindi arriva a 62, quindi praticamente va col massimo della pensione senza nessuna penalizzazione. E ben che comunque venga negli uffici a farsi fare un estratto. C'ha voglia o no? Lo so che è un lavoro difficile. Ha voglia, ce la fa o no? Va bene, va bene. Ecco, venga a farsi un estratto contributivo da noi e poi così si fanno meglio i calcoli. Va bene. Perché potrebbe, guardando dentro, si potrebbe vedere magari se il militare è stato messo dentro, certo, se ci sono dei periodi che non sono stati calcolati, quindi sì, c'è anche la possibilità di anticiparla. Grazie, okay, buongiorno. Bene, Ivana, grazie. L'ultima cosa che chiediamo, perché siamo ovviamente sempre fuori, ma approfittiamo delle telefonate per dare risposte. Ha la percezione, lo ricordiamo sempre, che ci sia bisogno poi di incontrarvi, venire a chiacchierare, a chiedervi, perché poi si scoprono tante cose. Per esempio, se questo telespettatore non avesse riscattato il militare, potrebbe già quasi, no? Nel giro di pochi mesi. Certo, questo vuol dire che l'informazione è indispensabile. Noi lo vediamo tantissime volte, per esempio, mi viene in mente una cosa, pochissimi ci rendiamo conto quando facciamo la verifica delle pensioni, perché lo ricordiamo, venite nelle nostre sedi perché possiamo verificare, ci sono tantissimi errori, lo ricordava prima Maurizio. Esatto. Per esempio, prendiamo una vedova che vive da sola, ha diritto agli assegni familiari. Bene, questi in pochissimi lo sanno, ma questo per dire che l'informazione è indispensabile. Se ora ci fa estremamente piacere. Se ha la legge 104. Se ha la legge 104, sì, ovviamente, se è invalida. Ci ha fatto estremamente piacere sentire le donne che intervengono, che chiedono, che... Ecco, questo significa ancora una volta che
Secondo me le donne hanno una marcia in più, perché sono attente, perché oltretutto si trovano a gestire le situazioni familiari in prima persona e quindi con risorse a volte limitatissime, e quindi si trovano a essere anche maggiormente interessate a capire diritti, a capire, ecco, per cui è vero che hanno pochissimo tempo, è vero che sono spesso limitate anche nelle loro funzioni proprio perché sono travolte da mille problemi, ma è altrettanto vero che se si impegnano un po' di più, secondo me, possiamo veramente cambiare. Cosa, Barbiero, chiuda, perché sennò come al solito abbiamo sforato. Chiudo dicendo questo: noi la settimana prossima saremo in tutti i comuni a fare le assemblee congressuali. Abbiamo 8 punti forti su cui vogliamo aggregare i pensionati e i lavoratori, perché attraverso l'aggregazione e l'unità che possiamo raggiungere obiettivi che riducono tutte le distorsioni del sistema, che tra l'altro stanno impoverendo i pensionati e le famiglie. E uno dei punti principali è quello dell'equità. Noi pensiamo che questo sia il motore del cambiamento del Paese. Perché? Perché ci sono 130 miliardi di evasione fiscale equivalenti a 18 punti di prodotto interno lordo. Se riusciamo a far sì che questo paese diventi più onesto e meno corrotto, molto probabilmente riusciremo ad aumentare le pensioni, a dare una risposta ai redditi più bassi e a proteggere le figure anziane e a dare una prospettiva di lavoro ai giovani. Bene, visto che si parla di Tasi non solo, della rabbia dei sindaci, con gli aumenti e via dicendo, quello giovedì che si rischia. Giovedì prossimo siamo qua e parleremo di Tasi. Giovedì prossimo ne parliamo, ci rivediamo all'appuntamento il giovedì con la CGL, domani invece c'è l'Anci Veneto, quindi i sindaci. Grazie e buona giornata.